Allora, questo è il tutorial per i docenti coordinatori per il caricamento voti nello scrutinio finale. Docenti coordinatori, dobbiamo distinguere se sono coordinatori di una terza o di altra, o di una prima e di una seconda. Partiamo da questi ultimi. I coordinatori delle terze avranno delle operazioni in più da svolgere, sempre ovviamente con l'accordo di tutto il consiglio di classe. Allora, entriamo nel registro elettronico. Dopodiché andiamo su scrutini, scrutini, caricamento voti. Scelgo la mia classe, in questo caso io mi sono messo come coordinatore in terza M solo per fare questo tutorial. Scelgo dalla lista, quindi ho scelto la terza M, scelgo da questa lista periodo della classe, scrutinio finale e clicco su solo voti, perché noi le assenze non le importiamo in questo caso. Andiamo avanti ed ecco che la schermata del coordinatore mi si presenta così, in maniera diversa rispetto a quella dei professori, dei docenti normali. Perché? Perché il coordinatore vede il quadro di tutte le discipline e anche delle materie trasversali come comportamento ed educazione civica. In questo caso, cosa dovrà fare il coordinatore? Innanzitutto caricherà i voti della propria disciplina o delle proprie discipline, come cliccando sul nome della materia e andando come al solito, come abbiamo detto nell'altro tutorial, possiamo importare i voti dal registro elettronico, come abbiamo detto prima, o semplicemente scriverli qua direttamente. Quando importo i voti dal registro elettronico, con questa schermata qui, scelgo il periodo, non dal 1 settembre, ma da febbraio. Quindi 2021 febbraio, ok, 1 febbraio fino all'ultimo giorno di scuola che sarà il 10 giugno, se non sbaglio. Scelgo se fare la media di tutti i voti. Non devo spuntare questo, utilizza voti registro conoscenze abilità, perché lì non abbiamo messo giudizi, ma solo voti utilizza voti del registro del professore e scelgo se fare la media di tutti i voti orali, scritti e pratici. Non seleziono, importa le assenze e scelgo se determinare i voti facendo la media delle medie o la media totale. La media totale significa che considererà lo stesso modo tutti i voti e farà una media unica. Io sceglierò questo. Invece in questo caso farà prima la media dei singoli voti, per esempio la media degli orali, la media degli scritti e la media delle prove pratiche, e poi farà una media tra queste medie. Nel mio caso invece io scelgo una media totale. Faccio importa ed ecco che mi trovo i voti importati, che io posso modificare in ogni caso. Quindi questo, se io ho 8, volevo mettere 9, lo posso andare a modificare e faccio salva. Non dimenticate di fare salva. Dopo aver fatto questo, vado indietro. Dopo aver fatto questo per le mie discipline, io coordinatore inserisco anche i voti del comportamento. Vedete? Qui non posso importarli, però devo scriverli. E dell'educazione civica, anche qui devo scriverli direttamente. Poi devo stare attento ad alcune cose più importanti. Per esempio, cliccando sul primo alunno, oltre a mettere i voti della mia discipline, oltre a vedere i voti delle varie discipline, devo inserire l'esito, ammesso all'esame di licenza in questo caso, ammesso all'esame di licenza, e il voto di ammissione, che è importante. Perché il voto finale di uscita dopo gli esami sarà la media tra questo voto di ammissione, e il voto che daremo all'esame. Quindi non dimenticate di mettere questo voto di ammissione, che ovviamente sarà concordato con tutto il consiglio di classe. Come al solito, cliccherò su salva. Fatto questo, torno indietro. Qui avrò il quadro completo di tutti i voti.
tutti i voti, quindi potrò accorgermi se qualcuno ha dimenticato a mettere qualche voto. Fatto questo, torno indietro, ancora indietro, e passo ai giudizi. In questo caso, terza M. Cosa devo fare? Dovrò fare la valutazione sul livello globale finale. Gli esami di licenza? No, lo faremo dopo. Certificazione delle competenze? Sì, dovrò fare il giudizio finale. E giudizio sul comportamento? Sì, scrutinio finale. Quindi partiamo dal livello globale di maturazione. Valutazione finale. Valutazione sul livello globale di maturazione, valutazione finale. Clicco su questa opzione, valutazione finale. Ho l'elenco degli alunni, clicco sul primo alunno e comincio a riempire questa schermata scegliendo i giudizi da questi menu a tendina. Quindi comportamento e scelgo corretto, vivace, eccessivamente vivace, eccetera. Proprio questo, così come avete fatto nel primo quadrimestre. Salva e passo al successivo con la freccetta. Dopo aver fatto questo per tutti gli alunni, nel frattempo io posso controllare come verrà fuori il giudizio, perché man mano che scelgo le opzioni, le frasi mi compaiono qui sotto. Vedete, guardate. Eccolo qua. Man mano che le aggiungo, il giudizio si compone. Questo giudizio, nei casi particolari, lo posso poi modificare, modifica manuale ed eventualmente cambiare qualcosa. Poi passo al giudizio sul comportamento, stessa cosa. Esattamente, scelgo dalla lista, guardo il giudizio, se lo voglio modificare, lo modifico manualmente e lo salvo. Infine, certificazione delle competenze, che ovviamente dovrebbe essere fatta in accordo con tutto il consiglio di classe, perché bisogna esprimere per ognuno di questi indicatori il livello raggiunto. Comunicazione madrelingua, e devo scegliere. Per esempio, ci sono livello iniziale, intermedio, base, eccetera. Quindi, valutazione sul livello globale, valutazione sul comportamento e valutazione per le competenze, per le certificazioni delle competenze. Questo per quanto riguarda gli esami di terza. Gli scrutini di terza media. Per quanto riguarda i docenti delle classi, i coordinatori delle classi che non sono terze, prime e seconde, è tutto esattamente allo stesso modo, tranne il fatto che non ci sarà il voto di ammissione nella schermata del caricamento voti e non ci sarà neanche la valutazione delle competenze. Tutto il resto è esattamente uguale a quello che abbiamo detto adesso. Grazie.